La generosità non è istintiva. Questo deve essere chiaro per tutti. La generosità è una attitudine delle persone che viene suscitata, che viene incrementata, che viene nutrita, che viene suggerita. Dobbiamo sempre ricordarci che la traduzione di fundraising in raccolta fondi è forse la traduzione più sbagliata possibile che si poteva pensare di questa parola inglese, perché è come se uno pensasse che raccolta fondi voglia dire in un qualche modo che un contadino si limita a raccogliere il grano che qualcun altro ha prodotto. In realtà no, il fundraiser è molto di più, non è semplicemente quel contadino che passa con la mietitrebbiatrice a raccogliere il raccolto, come potrebbe far pensare la parola raccolta fondi, ma in realtà è il contadino ara la terra, semina, innaffia, sta a curare ogni giorno il suo campo di grano o di qualunque altra cosa e poi al termine raccoglie il raccolto, raccoglie il frutto del suo lavoro. Ecco, il fundraiser è esattamente questo, è quel contadino che semina, che innaffia, che suscita, che nutre, che promuove, che in un qualche modo fa di tutto perché la generosità venga sviluppata. Ecco, allora il grande tema dell'importanza dei fundraiser. Chi sono? Sono semplicemente quelli che raccolgono fondi, traduzione assai sbagliata, o sono quelli che suscitano la generosità? Beh, le ricerche dimostrano ampiamente questa seconda ipotesi, ovvero il fundraiser è chi in un qualche modo suscita, nutre, fa di tutto perché l'altro diventi generoso. Sono abbastanza convinto, insieme a tantissime, tantissime ricerche esperienziali di cui ho parlato in questi anni tante, tante volte, che in realtà la maggior parte dei doni oggi in Italia avviene perché si è sollecitati. E quindi l'estratto di questo ragionamento qual è? È che il fundraising fallisce. Quando fallisce, non per mancanza di fondi, ma per mancanza di gente che chiede, per mancanza di fundraiser. Ecco perché 20 anni fa si iniziò, era il 28 ottobre, eravamo intorno alla mia scrivania all'Università di Bologna, nel campus di Forlì, insieme ad Alberto Masacci, a Roberto Sammarchi, alla Rita Girotti, a Paolo Venturi, alla Valeria Vitali e a Giorgio Castoldi, che oggi è a New York alla Columbia University a fare raccolta fondi, così come tutti gli altri hanno avuto delle carriere eccezionali nel mondo del fundraising e altrove. Ecco perché 20 anni fa facemmo questa scelta di fare l'associazione dei fundraiser per rendere visibile l'invisibile, per aiutare il mondo italiano, ultimo arrivato in termini di costituzione di un'associazione, a fare questo lavoro della visibilità, della riconoscibilità, della professionalità del fundraiser. Ovviamente non siamo arrivati come marziani sulla Luna, bisogna riconoscere sempre, e lo ripeto sempre tutte le volte che mi viene fatta questa domanda, qualcuno prima di noi era già arrivato, innanzitutto Beatrice Lentati, che è stata sicuramente e è tuttora la madrina dei fundraiser italiani, con la sua esperienza ben precedente a 20 anni fa, in cui aveva in un qualche modo raccontato al mondo italiano e fatto, eseguito, realizzato le prime importanti raccolte fondi metodologiche, strumentali, dall'atelier, dalla bottega artigiana di Beatrice Lentati, sono passati tantissimi fundraiser che oggi sono ai vertici delle organizzazioni, sia nella consulenza che nelle organizzazioni non profit. Quindi il mio grazie va innanzitutto a lei e poi va il mio grazie a tutti gli altri presidenti che in questi anni hanno condotto ASIF, organizzazione difficile anche da far comprendere all'interno del nostro stesso mondo, quindi Francesca Zagni, Alberto Masacci, Luciano Zanin e Nicola Bedogni, sono persone che gratuitamente hanno fatto tantissimo per questo mondo. Ora è il momento di allargarsi ulteriormente, di diventare ancora più importante all'interno del mondo del fundraising italiano. Se pensiamo che
l'associazione Fundraising Professional, cioè la sorella americana, ha quasi 40.000 soci, quella inglese ne ha quasi 10.000, ma anche tantissime altre realtà di piccoli paesi, quella polacca, quella tedesca, quella francese, quella spagnola, hanno centinaia, centinaia, in alcuni casi migliaia di soci. È ora che anche ASIF, dopo questi primi 20 anni di riscaldamento, entri pesantemente, preponderante e in modo prevalente nel mondo delle organizzazioni non profit e in un qualche modo aiuti a fare quell'importante lavoro che è quello della suscitare il dono, del promuovere il dono, del seminare la generosità. Vedete, c'è una frase di Luciano Zanin che mi ha molto colpito quando ha parlato della sua esperienza all'ultimo festival del fundraising, al Coronavirus Challenge. Luciano ha detto una cosa molto semplice, che inconsciamente era chiara per ognuno di noi, ma che ha detto in modo molto chiaro ed esplicito. Ha detto: in un momento storico in cui l'Italia ha sofferto e tutti i valori economici sono scesi, no? Il prodotto interno lordo è crollato, la disoccupazione è aumentata e quindi l'occupazione è scesa, in cui la gente era massimamente preoccupata, ansiosa sul futuro, c'erano problematiche nella scuola, con i figli, nelle famiglie, cioè, insomma, nella situazione drammatica che abbiamo vissuto e che in parte, ahimè, stiamo vivendo anche in questo periodo, ecco che Luciano dice: c'è una sola cosa che ha tenuto il dono. Ed è vero, è assolutamente vero, è oggettivo anche perché poi Doxa, con la bravissima Valeria Reda, ci ha raccontato che il numero dei donatori è cresciuto e che la quantità di dono è cresciuto relativamente allo stesso periodo negli anni passati. Tutto questo perché? Perché c'è stata molta richiesta, perché di fronte alla sollecitazione è un dato importante il pensare che è la sollecitazione che suscita la generosità. 90-95% dei doni sono reattivi e non sono quasi mai proattivi. La generosità è qualcosa che va curata, che va educata, che va istruita. E qual è il ruolo del fundraiser? Esattamente questo: far di tutto perché questo sentimento nasca, cresca, si sviluppa e diventi una solida abitudine nel cervello e nel cuore di ogni italiano. Quindi il mio augurio è che anche nei prossimi 20 anni o 40 o 60 anni, il tempo che l'associazione avrà da qui a quando saremo tutti più grandi, si sviluppi ulteriormente questa idea fondamentale. Le raccolte fondi falliscono non per mancanza di soldi, ma per mancanza di fundraiser, per mancanza di chi chiede. Ed è molto, molto, molto importante questo anniversario, questi primi 20 anni, perché è come un trampolino di lancio per andare verso altri lidi e per diventare sempre di più importante all'interno della società italiana. Quindi augurissimi a tutti, grazie, grazie a tutti quanti i consiglieri di amministrazione, ai presidenti, a tutti i volontari, agli organi territoriali, ai comitati, a tutti coloro che gratuitamente in questi anni, in questi primi 20 anni, hanno fatto tanto per far nascere, crescere e sviluppare la nostra associazione, la Casa dei Fundraiser, l'Associazione Italiana Fundraiser. A presto e buon lavoro!